Stanno licenziando 29 dei tecnici di AllMusic, quelli che hanno fatto la televisione, la vera televisione musicale italiana. Abbiamo qua con noi Frankie High Energy, che grazie ad AllMusic ha avuto visibilità. Che cosa ne pensi di questo licenziamento? Ma penso che come tutti i licenziamenti in un momento come questo sia decisamente fuori luogo, soprattutto in un ambito come quello della comunicazione, che ha sempre visto AllMusic, cioè quantomeno il gruppo L'Espresso, come, chiamiamolo, terzo polo, comunque sia una terza ipotesi di vocalizzazione di idee diverse da quelle che la TV di Stato o Mediaset ha sempre proposto. E il fatto che 29 persone in AllMusic vengano licenziate di fatto significa chiudere AllMusic, perché intendo, non è uno di quei macelli di televisioni faraoniche costituite da centinaia di migliaia di persone, non è un trust, è una televisione piccola fatta da artigiani della comunicazione, e quando chiudono aziende artigianali come questa, esattamente come quando è stata chiusa Video Music, la cui chiusura ha rappresentato un grosso fallimento per la cultura italiana, peraltro con la scomparsa del suo archivio storico e quant'altro. Adesso sta chiudendo AllMusic, che è una delle ultime televisioni specialistiche, tematiche italiane, dedicata alla musica, perché anche l'altro, il colosso della televisione musicale, ovvero MTV, sta spostando la propria programmazione sempre più distante rispetto alla musica, e la M ce l'ha semplicemente così, oramai come un semplice ricordo. E per noi artisti è una perdita importante, un grosso fallimento. Lo dico io che ho il marchio di AllMusic sui miei manifesti, perché AllMusic è partner nella comunicazione per il mio ultimo tour, che adesso sta ripartendo, e mi dispiacerebbe sinceramente ripartire portando indietro non più il marchio di una televisione nella quale ho sempre creduto e dalla quale ho sempre ricevuto supporto. Voi ci siete sempre stati per me, adesso è il mio turno di esserci per voi. Mi andrebbe di portare ancora il marchio di una televisione fatta da persone e non una sorta di necrologio da spandere sui muri d'Italia accompagnato alla mia faccia. Il mio augurio a tutti i 29 licenziandi, quantomeno ancora, e a tutti quanti gli operatori di AllMusic, del gruppo L'Espresso e della comunicazione in generale, è quello di ricercare persone come me che grazie a voi hanno ricevuto la visibilità, come stavi dicendo nell'introduzione, e che possono e hanno occasione di dare visibilità a voi. Io personalmente voglio riuscire a comunicare questa cosa, di cui io ho avuto notizia 10 minuti fa raccogliendo un volantino per terra, e diffonderla. Non so quanti miei colleghi sappiano della futura ipotetica chiusura di AllMusic. In realtà non è proprio la chiusura di AllMusic, stanno spostando il lavoro di persone che sono assunte a tempo indeterminato verso l'esterno, quindi lavoro precario, gente che lavorerà a progetto, che però farà le nostre stesse identiche cose. Sì, ma io, perdonami, più meschina, ma io mi fido di più di, no, adesso non mi ricordo i nomi, ma di quei fantastici operatori che lo fanno di mestiere da anni, piuttosto che dei giovani improvvisati operatori, certo, che devono trovare un posto e sperare di riuscire a lavorare a tempo indeterminato per formarsi. Ed è ignobile che uno come De Benedetti, pioniere di certo stile di fare industria in Italia, si sia riconvertito a uno stile che è tutto tranne che imprenditoriale, perché mio padre insegnava agli imprenditori come si fa a diventare imprenditori, teneva dei corsi, e la cosa sulla quale ha sempre puntato era: ragazzi, quelli che prendete in contratto di formazione, una volta si chiamavano così, che poi adesso sono diventati i precari di fatto, sono il primo investimento, lo Stato ve li fa pagare di meno per potervi
come dire, agevolare l'acquisizione di nuova manovalanza che voi formerete e diventeranno strumenti, cioè un investimento come una pressa, come una saldatrice, un operatore video. E tutti gli anni che ha lavorato lì dentro e che si è formata una cultura sono un capitale enorme e non lo puoi buttare nel cesso, perché sei un imprenditore finto se fai questa cosa. E quindi De Benedetti sembra aver dimenticato cosa significa essere imprenditore, oltre che essere di sinistra, ma questo qui sarà capito già da tempo. Quantomeno mi farebbe piacere riguardasse un pochettino indietro al proprio passato e cercasse di guardare come oggi avere un'azienda che fa comunicazione, anche se semplicemente e solo, tra virgolette, in un ambito musicale, rappresenta un grosso capitale e una maniera per poter diffondere idee, concetti, principi, etica nella direzione dei più giovani e la possibilità di fare formazione oltre che informazione. E si direbbe che non ne abbia più interesse.